E adesso il premio Eccellenza dell'anno Innovazione Leadership Consulenza Mercato Assicurativo. Il premio va a Yama Consulting per essere un'eccellenza nel settore della consulenza sul mercato da oltre 45 anni, per la capacità di garantire servizi innovativi e strategici grazie alla competenza e professionalità del team, in particolare per essersi distinta nel business assicurativo e bancario, diventando un punto di riferimento per la realtà del settore. Do il benvenuto e saluto in collegamento in diretta con noi Alessandra Scotton, Managing Director Yama Consulting. Buon pomeriggio, ben trovata. Bentrovati a voi. Beh, insomma, che dire, abbiamo ascoltato, insomma, nella motivazione che ho letto poco fa, un'eccellenza da oltre 45 anni. Lo scopo, insomma, di questi awards è anche mostrare in un momento difficile quali sono le eccellenze del nostro territorio. Io le chiedo, naturalmente, un commento a caldo e poi, insomma, essere un'eccellenza da 45 anni che cosa significa? Allora, io innanzitutto vi ringrazio, siamo onorati e orgogliosi di questo premio che voglio ovviamente condividere con tutta la squadra. Da Torino a Milano, a Venezia, Treviso, Pordenone, tutti i miei colleghi, collaboratori. Voglio condividerlo ovviamente anche con i nostri clienti che da tanti anni, alcuni veramente da tanti anni, ci scelgono sempre, ma anche con i nuovi clienti che ci scoprono e anche condividerlo con tutti i nostri partner con cui abbiamo avuto la fortuna e la voglia e il coraggio a volte di collaborare. E è un premio, cioè 45 anni sono tanti. Io sono 7 anni quest'anno che sono in Yama e al settimo anno è arrivato veramente una cosa molto inaspettata. Però devo dire che è stato un anno, è un anno di grandi sfide. Noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo dovuto chiudere i nostri uffici storici di Milano, poi tra l'altro lì in Piazza Cordusio vicino a voi, però ovviamente per ovvi motivi li abbiamo chiusi, ma abbiamo continuato a lavorare e a stare vicino ai nostri clienti. Ecco, noi ci teniamo molto di appunto accompagnarli in questo momento, che è un momento molto particolare per tutti. Per anni abbiamo parlato di tanta innovazione, improvvisamente abbiamo dovuto viverla questa innovazione. Vero, sì, ha ragione, ha detto una cosa importante, ne abbiamo parlato per tanto tempo e peraltro una delle domande che ci facevamo tutti credo fosse quella: ma sì, si parla di innovazione, ma sappiamo realmente che cosa si intenda per innovazione e soprattutto come bisogna seguire in qualche modo questa innovazione? Abbiamo dovuto apprenderlo in brevissimo tempo. Ecco, infatti noi ci siamo trovati noi stessi a supportare i nostri clienti, una cosa su tutte, a imparare a seguire a loro volta i loro clienti in maniera digitale, perché anche se magari gli strumenti c'erano ma erano poco usati, e quindi è stato proprio, io credo che questo periodo si configuri come un periodo in cui si impara insieme, si sta insieme, perché si stanno vivendo delle emozioni molto forti, molto importanti. E sappiamo che queste emozioni stanno anche evolvendo e sta evolvendo appunto la situazione e ancora dovremo vivere momenti non facili, però quello che noi ci sentiamo di fare, quello che facciamo sempre anche tra di noi, è provare proprio in questi momenti anche a pensare a servizi nuovi per affrontare il cliente sempre al meglio, il cliente che poi è il cliente finale, quindi siamo tutti noi, tirare fuori quel coraggio e anche, oso dire, quella creatività che è molto italiana. Assolutamente sì. Come sono cambiate, Alessandra, se si può già fare un primo bilancio, le esigenze anche dei clienti, come ha detto lei, le nostre poi fondamentalmente, e quindi in che modo questo vi ha portato anche a rimodulare il vostro approccio? Allora, le esigenze si sono subito spostate sulle reti, perché in questo momento le reti stanno vivendo un momento non facile, perché le reti, diciamo, dei professionisti, degli agenti, a loro volta sono preoccupati per il futuro e per le loro organizzazioni. Quindi noi abbiamo cercato di supportare e supportiamo totalmente
sia il cambiamento, inteso proprio come l'utilizzo di nuovi modi per contattare, stare in contatto con il cliente, ma mi faccia dire anche un supporto proprio di motivazione, che è molto importante in questo momento. Certo. E per le reti bancarie, invece, anche qui sulle reti, perché si sono trovati a dover dare un servizio a ranghi ridotti, perché sappiamo tutti che quasi tutte le banche, se non tutte, sono in smart working, che le filiali lavorano su appuntamento, ma anche questo necessita di una capacità di tenere comunque la relazione anche con altri strumenti. Quindi Ok. è un momento molto particolare in cui noi ci sentiamo di dare servizio proprio in questi aspetti. Oltre al fatto, mi lasci dire che stiamo facendo delle analisi con dati che sono proprietari e con una modalità che è assolutamente proprietaria per capire come si muoverà il mercato e come si muoveranno appunto i dati, ma soprattutto poi i comportamenti a seguire. D'accordo, certo, assolutamente sì. Quindi, insomma, se dovessi chiederle una parola per individuare il nuovo futuro, che parola mi darebbe? Insomma, o un concetto adesso, se non è proprio una parola. Ecco. Ma la parola che mi viene adesso è coraggio, cioè abbiamo il coraggio di continuare a investire in primis su noi stessi come persone professionisti di valore e investire anche su comportamenti nuovi o vecchi, ma intesi con grande professionalità e serietà per dare una prova appunto di coraggio che riuscirà sicuramente a superare la crisi o il momento di stallo che forse durerà un pochino, ecco, ma io Certo. sono sicura che poi ce la faremo tutti. Va bene, insomma, questo, ecco, con una buona dose di coraggio, beh, la creatività lo sappiamo, insomma, fa parte del nostro DNA, quindi non ho dubbi in merito. Se imparassimo, e sono sicura che ce la faremo, a non sottovalutarci, insomma, il risultato ottenuto. Dai, diciamolo così, ma poi serve anche proprio darci una spinta in questo senso. Quindi io ringrazio naturalmente Alessandra Scotton, Managing Director Yama Consulting, e ringrazio tutti voi e mi complimento naturalmente a nome di tutte le fonti per questo premio, questo riconoscimento. Grazie a voi tantissimo e complimenti per tutta l'organizzazione. Grazie, grazie. Per Grazie. noi è un grosso Grazie piacere. Grazie, buona serata a lei, pubblicità e poi restate con noi perché c'è il rush finale di questi awards.